Grande entusiasmo nell'aula consiliare di Sala Consilina per la presentazione del nuovo corso della Polisportiva Antares che sotto la regia del presidente Virginio Petrarca, dopo il clamoroso forfè della squadra che aveva raggiunto vette importanti nel volley femminile e che nel mese scorso con la cessione del titolo di P1 di fatto ne aveva decretato la scomparsa dal panorama del volley, ha deciso di non far chiudere i battenti a questa disciplina, dando continuità ad un progetto che parte dalla valorizzazione del settore giovanile. Ed è stato questo l'argomento su cui si sono succeduti i vari interventi, non solo del presidente Petrarca, ma anche del suo vice Mazzariello e dei coach di Giano, a cui è affidata la guida tecnica della squadra impegnata nel campionato di Serie C campano, e di Pietrafesa, al quale è stata affidata la cura del settore giovanile. A portare il saluto del nuovo corso dell'Antares l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Cavallone, il suo vice Giordano, la delegata allo sport Gallo, l'assessore Lombardo e la presidente del Consiglio Stabile. Tutti hanno apprezzato l'iniziativa del sodalizio in un momento così delicato dal punto di vista economico. Poi è stata la volta del presidente Petrarca, il quale oltre a ringraziare tutti gli sponsor ha detto: il nostro progetto parte da lontano e con l'acquisizione del titolo di Serie C diamo seguito alla crescita delle nostre ragazze che avranno modo di confrontarsi in un campionato di grande prestigio. Poi è intervenuto il coach di Novigiano: il nostro motto è valorizzare il progetto sportivo e quello educativo. Voglio rimarcare l'importanza del settore giovanile. Dopo 5 anni ci presentiamo a questo campionato con ragazzi cresciuti in casa e ritengo che abbiano le basi per poter crescere ancora. Cercheremo di creare un gruppo competitivo che porti in alto i colori giallo-verdi dell'Antares. Nell'affollata presentazione non potevano mancare gli ultra guidati dal loro leader Dolo De Lio, i quali si sono fatti sentire e hanno garantito il sostegno al nuovo corso del sodalizio. Sul fronte mercato da segnalare la presenza di 2 schiacciatrici, Alex Endrova e Di Camillo, entrambe ex Potenza, che nei prossimi giorni potrebbero trovare un'intesa con il club salese. Intanto da domani al Palazzingaro prende il via la fase di preparazione, mentre il primo impegno ufficiale è previsto per il 20 settembre con la Coppa Campania. Una sola vittoria che è venuta fuori dal lavoro su queste ragazze.